Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Mercoledì 4 giugno si è svolta presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Via Roma a Livorno un'interessante conferenza del professor Giorgio Busoni, I primi palpiti dell'universo, una nuova sensazionale scoperta. Lo abbiamo ascoltato. Parliamo del cosmo. Sì, farò una breve introduzione al, diciamo, recente modello di storia dell'universo, per poi passare a parlare di quella che sembra essere una nuova scoperta fatta recentemente quest'anno. E che sarebbe la rilevazione di una traccia delle onde gravitazionali previste dalla teoria della relatività di Einstein. Quindi si tratta di una conferma, diciamo, sperimentale? Si tratterebbe di una conferma, anche se questa conferma per ora, diciamo, è stata data solo da un esperimento. Quindi, come sempre nella ricerca scientifica, i risultati sono confermati solo se diversi scienziati con diversi esperimenti indipendenti trovano lo stesso risultato, quindi per ora è presto, diciamo, per cantare vittoria. Comunque è un indizio della validità della teoria della relatività. Certo, è un'ulteriore conferma. Quali altre sorprese potrebbero esserci? Chi lo sa? Per il momento, diciamo, questo è l'ultimo tassello mancante per, diciamo, di conferma della teoria della relatività di Einstein. Dopo ci sono sicuramente tante cose da scoprire. Ecco, il discorso del famoso bosone di Higgs. Il bosone di Higgs è una scoperta ormai confermata, quindi si è scoperto questa particella, se adesso il prossimo step è capire quali sono le sue proprietà, chiaramente, se sono le proprietà quelle che uno ci attendavamo, quelle più semplici possibili, oppure se è una cosa più complicata. Comunque anche questa va, diciamo, in accordo con quella che era la teoria. Per ora sì. Diciamo ancora nell'ambito del sé. Esatto, ancora nell'ambito del sé. Bisogna ancora vedere appunto quali sono queste caratteristiche di questa particella, per ora sembra essere molto normale come ci aspettavamo, diciamo. Ecco, dal punto di vista degli astronomi normali, diciamo, in un certo senso, non teorici, abbiamo letto recentemente che sono stati scoperti parecchi pianeti extrasolari. Sì, certamente. Ora, questo non è prettamente il mio campo, perché io sono più un fisico, prima di tutto teorico, e poi, diciamo, delle particelle. Mi occupo anche, il mio principale ambito di ricerca è la materia oscura, ragione per cui ho anche, diciamo, mi sono stato adottato dal ramo della cosmologia, però certamente il ramo dell'astrofisica non è di mia competenza. Allora, per quello che riguarda la materia oscura, ma siamo vicini a una prova della sua esistenza? Sappiamo che esiste, siamo sicuri che esiste, non sappiamo come è fatta e non abbiamo la minima idea di come sia fatta, quindi la ricerca per trovarla, cioè sappiamo che c'è ma non riusciamo a vederla, quindi il primo step è riuscire a vederla e poi anche lì bisognerà capire le sue proprietà. È una cosa che lascia, diciamo, tutti stupiti, il fatto dell'ammontare rispetto alla materia normale, no? Certamente, perché diciamo, la materia, se pensiamo che la materia normale costituisce solo il 4% dell'universo e quindi l'altro 96% c'è oscuro, questo sicuramente è un dato che fa riflettere. E poi l'altra cosa, diciamo, da spiegare tra virgolette, è perché la velocità delle galassie più lontane aumenti l'espansione dell'universo. Questa espansione dell'universo che sembra essere collegata a questa energia oscura che, diciamo, di questo 96% mancante fa bene il 74%, quindi è la maggior parte dell'universo, questa energia oscura che sembra allargare, diciamo, ciò che fa espandere l'universo e accelerare l'universo in particolar modo. Di questa energia oscura ancora non sappiamo quasi nulla e questo probabilmente è un mistero ancora più complicato della materia oscura che non so se risolveremo a breve. Comunque in totale è molto più quello che non conosciamo di quello che conosciamo. Conosciamo il 4%, non conosciamo il 3%. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.